Allora, grazie di avermi invitato, è un piacere per me essere qui e adesso in pochi minuti vi racconto 40 anni di storia, della mia storia. He says thank you so much, he's very happy to be here, and in the next few minutes he's going to talk about 40 years of work. Ho scelto di cominciare con questo mosaico che è del 1975, perché da qui è partita un po' la mia storia nel mondo del professionismo del mosaico. He chose this piece to begin with from 1976 because this is the kind of beginning of his professional career. Questo mosaico è un piccolo mosaico, 40 centimetri per 40. This is a kind of small piece, it's 40 by 40 centimeters. E per alcuni aspetti anticipava un po' il codice a barre che ancora non esisteva ed è stato pensato proprio in questo senso. Diciamo che le tesserine non seguivano l'andamento che era usuale, ma seguiva appunto un andamento abbastanza nuovo per l'epoca. This was sort of the beginning of this type of andamento or cut that he was using little bars, bastoncini, mm-hmm. little bars that he doesn't use anymore, but it was sort of è passato, non usa ancora? No, ma no, era all'epoca. It was a time period in the 70s that he used this andamento with the little bars. Questo tipo di andamento e tipo di lavorazione io l'ho portato avanti per circa 10 anni. This was a style that he used for about 10 years. E comunque senza mai dimenticare di sperimentare, cioè non solo di adoperare le tesserine in modo più o meno diciamo usuale, ma adoperando anche altri materiali. And this wasn't something that was usual. He worked with this style of tesserae for as a kind of experimental technique. Quindi già dal 1975 io ho cominciato ad adoperare qualsiasi tipo di materiale che poteva andare dal colore alla stoffa, al metallo, al legno e per l'epoca, ripeto sempre, per l'epoca era una cosa abbastanza inusuale. 1975. In 1975 he started experimenting with some other materials like wood, fabric, metal. Fabrics, carta, cartone. Paper, cardboard, all kinds of materials. Okay. Yeah? Sì. Adesso vado avanti. E vi ricordo sempre che i bozzetti all'inizio erano molto piccoli e senza colore. Bozzetti volevano dire disegni di 4-5 cm per 4-5 cm. E il colore veniva, come dire, costruito durante la lavorazione. So he would start with these really tiny little drawings, like maybe 4 by 4 centimeters, yeah. Mm-hmm. and only black and white or no color, and then he would use the color as he was working in the piece, larger piece. Questi sono sempre lavori degli anni 76-77. And these are from the years 75-76. Il mosaico era solamente la figura centrale, e tutto il resto era lavorato con altri materiali. Solo la figura e il mosaico. Oh, okay. So only he would work with the figures only in mosaic and then the outside was mm-hmm. was with the mortar. Mm-hmm. Mm-hmm. In questo caso, per esempio, il triangolo bianco era fatto con il polistirolo, non so, quel materiale. The triangle in this particular piece was made with styrofoam. Questi sono tutti lavori in cui cercavo di abbinare sempre altri materiali assieme al materiale comune. E all'epoca adoperavo molto il marmo perché non avevo anche molti soldi e quindi era il materiale più facile da reperire. He
He was working with materials that he could find, you know, easily and kind of, because he didn't have a whole lot of money, he was looking for, you know, things that he could find locally. Un aspetto che ha riguardato i primi 10 anni era il fatto che io non adoperavo molto il colore, in quanto avevo timore di affrontare il colore, anche se copiavo molto il colore degli altri artisti, che poteva essere Picasso, Dalì, ma un conto è copiare il colore e un conto far uscire i propri colori. E quindi io avevo un po' di paura a fare le cose colorate. So he had a little bit of fear of working with a lot of color. He looked at a lot of artists' work like Picasso, but he was trying to make the color be his own. And so he was working with, you know, it was a little bit of fear, but also trying to learn from the other artists, yeah? Mm-hmm. E quindi all'inizio cercavo di copiare i colori degli altri, perché appunto avevo queste paure. E in questo caso sono proprio opere che io interpretavo. Okay, so these are works that he was interpreting from other artists because he was still learning and understanding how color worked. Ecco, in questo caso, per esempio, il fondo era fatto con il sughero, quello dei tappi. Yeah, so in this case the background is made with cork. E in questo caso il disegno riprende un po' la prima casa che abbiamo visto, sempre con questo codice a barre. E gli andamenti non sono quelli usuali, ma come dire, mi ero inventato un andamento particolare. Okay, so this kind of reflects back to that original piece, the first piece that he showed, using the bar code is what he's calling it, the andamento of the bars, and it's reflecting back this experimental time period and bringing it forward. Sempre, diciamo, questo periodo è durato 10 anni. Alcuni stilemi, alcuni motivi, però, di questo periodo. Lo vedremo che sarà, diciamo, seguirà negli anni e ancora adesso, per esempio, le linee dei capelli. Vediamo. Queste linee, questi movimenti, queste linee, questi movimenti sono quelli che ancora adesso nel mosaico dinamico che faccio ci sono ancora. Quindi ci sono alcune cose che si ripetono negli anni. Sono ancora degli anni 70. Sempre anni 70. Okay. Sì. So these are still from the 70s and he was working with the same technique that he was experimenting with the long andamento, but he was using starting to see a style starting to emerge for him. For example, he was saying the lines of the hair are still lines that he's using today. Ecco, in questo caso, per esempio, il vestito era proprio un vestito. And here, in fact, the little dress is in fact a little dress. In questo caso il vestito è un velluto e il bordo in legno su cui lei appoggia la testa è proprio un bordo in legno. So here her dress is made of velvet and then the side has a little bit of wood and the face and everything is made of marble. In questo caso il vestito invece è fatto con il cartone. In this case instead the dress is made of cardboard, corrugated cardboard. E in questo caso il vestito è sempre in velluto e il fiocco anche in velluto. Okay, in this case the dress is still also made with velvet and the little bow is ribbon. Durante tutti questi anni io comunque sono sempre rimasto un artigiano. Non ho mai pensato di essere un artista e ho sempre avuto la fortuna ed ho avuto la fortuna di poter lavorare con un maestro che è stato quello che alla fine mi ha costruito come artigiano prima e poi, chi lo sa, anche artista. E l'importante credo sia avere queste fortune nella vita, di incontrare un ottimo maestro che ti guidi. Okay. And during this time, he considered himself basically a craftsman, not an artist. And around this time period, he met a maestro that could teach him how to be an artist. And he feels very grateful for that.
Questo è un lavoro, diciamo, alla fine del periodo dei volti, e qui cominciano i lavori in cui non c'è più un bozzetto, ma io agisco direttamente con la materia e quindi dipingo con il vetro. E non c'è un bozzetto, non c'è nulla, c'è solo un'idea. Okay. So this is the beginning of the end of that former period and the beginning of this new era where he's actually painting with the material. And there's no more bozzetto or drawing or cartoon, and he's actually responding to the materials directly with the colors. Qui sono, diciamo, lavori di artigianato. Io considero questi lavori non arte, ma diciamo un passaggio intermedio che però servono a costruire l'identità futura, servono a costruire la tua storia. Queste cose non sono arte, ma servono a costruirti come personalità. Okay. He doesn't consider this particular piece his art, but it was serving to kind of carry him forward into this next phase of his work. Questo è anche un lavoro sullo stesso genere di quello precedente. Da qui in poi comincio ad avere più confidenza con il colore. Okay. So also this is a piece that he considers kind of part of the one that came before, just that we just saw. But he was starting to gain some additional confidence with color and using color in these paintings, mosaics. Sì, questi sono sempre opere, diciamo, in cui c'è un inizio di personalizzazione dell'opera. Okay, so he's starting to see here in these works, as he was continuing to work, to find his personalization of his own voice in his mosaic. Diciamo, con quegli ultimi lavori che abbiamo visto finiscono i primi 10 anni più o meno, e cominciano 10 anni che io considero di stasi, di ferma, di pausa, perché comincerò a fare altre cose. Okay. Okay, so those former works that you saw lasted again about another 10 years, and he considers that sort of like a pause, or he was in a bit of a stasis at that point, and he now is ready to start something new. Incominciano 10 anni in cui mi dedico alla decorazione, senza mai dimenticare la sperimentazione. Quali anni? Diciamo dagli anni, gli anni 90, dal 90 al 2000 circa. E gli altri? E gli altri dal 75 al 90, quindi 10-12 anni. Okay. So at this point, the ones that we were seeing that were like the paintings, they started around 1975 and went to about 1990. And at this point then, he's starting this more decorative approach to his work, and around 1990, he started doing this sort of work. La decorazione alla fine, questi mandala che ho fatto per molto tempo, alla fine sono molto ripetitivi, non portano quasi a nulla. Se non servono a sedimentare conoscenza, servono a costruire conoscenza, a accumulare conoscenza. E poi, appunto, non dimentico che facevo sempre sperimentazione, e quindi, per esempio, il centro, che comunque è in rilievo di questo rosone, è fatto con il mestolo da far da mangiare. Okay. So he was starting to work with these decorative mandalas, and they were returning a sort of knowledge to him through the material. And so he was starting to build them up in these various levels. And the center? Sì, centro. Centro è il cucchiaio? Il centro è il cucchiaio. Okay, and the center is actually a spoon. Il cucchiaio è in the middle. Mestolo. Un mestolo, a bowl. It's a metal bowl. Mm-hmm. Yeah. Questo invece è un rosone, è un particolare di un rosone colorato. Era circa 10 metri quadrati. Era solo per far vedere che ho fatto anche i rosoni. È un dettaglio. Un dettaglio. Oh. Okay, this is a little detail of one of these decorative pieces, and
showing the different levels of work. Allora, questo è il rosone, diciamo, sono i rosoni in cui tutto è uguale a se stesso, sempre uguale, e questo è il, diciamo, il motivo decorativo di passaggio tra i rosoni e i lavori che sto facendo in questo periodo. I rosoni, i cerchi, il cerchio di prima. Ok, so the one before, la prima. No, questo no, viene questo. Dopo. After the circles that he was doing, then he moved into this one that has all these various patterns, and this is a detail from one of those areas. Anche qui questi movimenti sono gli stessi dei capelli. Questi movimenti. So what he's pointing out is, as now in these areas, in this wave, he's using the same andamento and the same techniques that he used in the hair in the 70s, but he's bringing his history to his work now. E qui vediamo invece, e qui vediamo le due soluzioni. Abbiamo il rosone, il cerchio, e dall'altra parte abbiamo la scomposizione della decorazione, che anticipa un po' il periodo dei mosaici dinamici. Okay, so at this point he has this sort of the circle, and then next to it is sort of this decomposition of these ideas that are sort of pre, what's the word? Premonitions some of the dynamic work that he's starting to do now. Questo è l'ultimissimo fatto con la decorazione, in cui la decorazione è diventata un pretesto per fare altre cose. Sempre, dalla decorazione e dai primi disegni in poi, ricordiamoci che non c'è un disegno, non c'è un bozzetto, c'è solo un'idea che guida. Ok, this is the very last one that he did in this decorative technique. And it's still, again, sort of preceding these ideas of not working with a cartoon or an idea beforehand, but actually working with the material and designing as he goes. Dico sempre questo perché io penso che un mosaicista deve a un certo punto abbandonare l'idea del disegno per eseguire direttamente l'opera con i propri materiali, e quindi credo sia un passaggio importante non copiarsi, cioè nemmeno copiarsi, cioè proprio riuscire ad agire direttamente con il materiale che noi abbiamo tra le mani. He says at this point it was a really important time for me because I was responding directly to the material. Agire direttamente solo con l'idea è come se dipingessimo. Col materiale che abbiamo. And he was really responding to how can I paint directly with the material. Adesso vi faccio vedere alcune cose che non c'entrano niente con il percorso artistico, ma sono solamente cose che io considero di pura tecnica, per farvi vedere cosa i vecchi maestri mi hanno insegnato. Quindi qui sono solo copie. Okay, so now he's starting to do some copies so that he can understand what his old master was, what the old masters were doing, and so he's starting to try to understand the color more through these paintings, and these are copies of these master paintings. Qui ci sono Van Gogh, Monet, Pizarro. No, sempre Monet. Questa è una interpretazione della Pietà di Michelangelo, la ragazza con l'orecchino di adesso mi spoglio. Alcune copie di Botticelli. Qui ci sono alcuni ritratti. Qui parliamo sempre di tecnica, non c'è nulla di artistico. Sì, allora, queste cose si imparano quando si ha un buon maestro alle spalle. Io ho avuto la fortuna di lavorare a Milano in un laboratorio importante con un grande maestro che mi ha costruito
nel tempo. E per cui queste cose nascono anche perché io ho incontrato lui. Okay. So he started to learn these techniques because he had the honor of working in a very important atelier in Milano, and it was his master who taught him how to do these painterly techniques, and it really brought him forward. Okay. Per esempio questo, beh, un attimo. Questa era ancora una realizzazione che era ancora su carta, quindi non era completato, e questo invece è il mosaico applicato con il cemento. Questo è finito. È finito. Sì. Well, this is the one before was the. We can show it again. Yeah. This was in process and how he works over the photo, and then the next one shows when it is complete. Ok, allora nel mio laboratorio io ho circa 1800 colori di smalti, è un buon laboratorio credo come colori, poi ci sono circa una cinquantina di colori di marmo, poi ci sono i colori ecologici, insomma c'è un po' di... Ok, so he's talking about how many kinds of materials he has in his... They say laboratorio, which is a studio. Quanti? 1800. 1800 different colors of smalti. Maybe 50 colors of different marbles and some smalti ecologica, which is the eco smalti. Cos'altro? Tutti i materiali possibili. Immagino. He has every kind of material possible, and I can attest to that. Yeah. Ho voluto mettere questo ritratto perché è il primo ritratto che ho fatto quando avevo 20 anni. Non è un grande ritratto, è molto scolastico per alcuni aspetti, ma voglio ricordare da dove sono partito, e quindi questo è il primo che ho fatto. This is the first little portrait that he ever did, and you know, he thinks it's a little bit, he says, scholastic, you know, kind of, what would the word be, scholastic, you know, kind of... Elementary, okay. But he wanted to show it so you can see where he came from. Ecco, da qui comincia una nuova storia. Con questi mosaici che vedremo negli ultimi 10 minuti adesso, qui comincia la storia del mosaico che io chiamo dinamico. I primi 7-10 anni sono solo costruiti attorno all'idea di muovere le forme e di costruire qualcosa di scultoreo. Ok, so now starts his dynamic story, and this is remembering where he came from, but he's using kind of a sculptural technique now, and he calls it his dynamic technique. Qui possiamo vedere che ci sono le stesse forme e linee. Here we see that there are some of the very same forms that you saw through his decorative period, as well as the stuff in the 70s. Sono sempre gli andamenti dei capelli e gli andamenti. There's always the andamento, the styles that you saw in the hair, and then that you also see in the decorative piece. Okay. Nei primi mosaici dinamici io nascondevo degli animaletti, delle bestioline. In his very first dynamic pieces, he started to discover these little animals that would appear. Che sono riconoscibili perché ci sono gli occhi, che sono le uniche cose rotonde all'interno del mosaico. Okay, so they have little eyes, and so he would find these little round parts, and they would become animals within the dynamic sculpture. E in questo caso ci sono due gabbiani che sono schiuma del mare e un pesce. Due gabbiani. Oh, and here there are a couple of gabbiani or seagulls, and un pesce che... Yeah, and then there's a fish. So a couple of seagulls and some fish. Yeah, and you have to find them.
Okay. Mm-hmm. Con questi mosaici non dimentico mai di fare sperimentazione, quindi comincio ad adoperare la plastica e materiali che non avevo adoperato, tipo anche piccoli animaletti di plastica. Okay. So once again, he never forgets his past, and he's starting to introduce some other materials such as plastic and little plastic animals. Questi mosaici fanno parte dei quattro elementi. Quello di prima era l'acqua. Mm-hmm. Questa è l'aria. Okay, this is a series of the four elements, and the first one that we saw was the water, and now this is anche the qui air. C'è un occhiolino lassù. And this is the air, and also here there's a little tiny eye up top. E l'idea dell'aria era di rendere un soffio, perché non è facile rendere l'idea dell'aria, era come un soffio che si apriva e diventava un uccello che volava. Ah, e quindi... okay. So the idea of it's not easy to depict air, so he had the idea to show a sigh, right? E quindi qui c'è questo uccello. Yeah. Questo è il suo corpo, il suo... yeah, a sigh of, and also a bird. Che vola. That flies. Poi questo è il fuoco. And here is the fire. E anche qui c'è un animaletto, naturalmente. And also here, naturally, there's a little animal. E l'animaletto, naturalmente, nel fuoco era l'araba fenice, che è questa. Okay, so of course any animal that can live in the fire is going to be the phoenix. Questa è la terra. E anche nella terra c'è il riccio qui. And here's the earth, and poi c'è una cavalletta qui. And there's a little horse, and what was he? Questa è la cavalletta. Here's the little horse. Quella verde che salta nel prato. The green one that jumps in the a grasshopper. Okay. A little horse that jumps in the grass. Yeah. Poi ho fatto, naturalmente, dopo i quattro elementi, c'è stato il sole e la luna, quindi questo è il sole, è un sole un po' diverso. Okay, certainly, of course, after I did the four elements, I had to do the sun and the moon. Yes. Qui il movimento comincia a diventare un po' più complesso. And here starts this dynamic sculpture that has movement much more complex. E diciamo che come novità, in questo caso c'è la firma, perché io non mi firmo spesso col mio nome, ma mi firmo Luther Blissett. So let's say in kind of a new thing to do, he started to sign his work because he never signed his work before. Luther Blissett è un nome che tutti possono adoperare. Luther Blissett ha scritto libri, ha fatto mostre fotografiche, è un nom de plume, un nome inventato. Cos'è? Luther Blissett. Ah, his nom de plume, or his artistic name, is Luther Blissett. Yes. Però quando c'è scritto Blissett, da qualche altra parte c'è scritto Menossi. E quando c'è scritto Menossi, da qualche altra parte c'è scritto Blissett. Okay. So in one part he'll write Luther Blissett, and another part he puts Menossi, and then if he puts Menossi in one part, he puts Luther Blissett in the other part. È un po' un gioco. It's a little game. È un po' un gioco perché da quel periodo, da circa 10 anni in avanti, cerco di giocare. Cerco di non restare chiuso in un ambito di professionismo, di alta scuola, ma di lasciare vivere un po' il bambino che c'è dentro ognuno di noi. Quindi, Okay, so he says that, you know, with this dynamic work, it was a response because he wanted to kind of break out of this stayed professional way of working and have a little bit of fun and find the child within him. Questo fa parte di una serie di piccoli alberi. Questo è il piccolo albero blu.
And this is a series of work of little trees, and this is called the blue tree. Anche qui c'è l'animaletto col tuo occhio. And also here you see a little tree, and there's his eye. A little animal, and that's the eye. È un merlo, quello col becco giallo. Oh, it's a merlo. I think it's a un uccello. Sì. Ma torpicale. No. Quello che canta molto bene. Anyway, it's a little bird that sings really nice. Okay, anche qui c'è. Questo è un albero rosso col suo uccellino lì. And this is called the red tree, and there's a little bird up there too. Okay. Il tema dell'acqua, per esempio, è stato un tema che io ho sviluppato molto. Il titolo di questa opera è Donna d'acqua e d'aria, quindi è l'evaporazione dell'acqua in una figura femminile. Oh, okay. And then the idea of working with water is something that he has used and likes to work with a lot, and this is called The Woman of Water and Air, and it's the idea of evaporation and through the woman. Io quando costruisco le forme, se la forma scultorea, come dire, è bella, è armonica, il colore poi, come dire, definisce ancora di più la forma, mi aiuta, ma l'importante è che sia armoniosa la scultura. Okay. As he's building the sculpture, he's looking for harmonious and beautiful forms, and that helps to inform the color that he uses, and the two, between the color and the form, sort of, they play off of each other to become a more harmonious piece. Il titolo di questo è Pioggia, ma l'idea è di una pioggia di notte con il vento. And this title is called The Rain, but this is depicting rain at night. Questa è il titolo è diciamo è la sedia da cui è nata l'idea del simposio. Sì. Ok. Mm-hmm. Il titolo è Blue Gold perché è dedicato sempre all'acqua. Blue Gold? Sì, oro blu. Come oro? Oh. Okay. The title of this one is Oro Blue or Blue Gold, and this was the chair that sort of inspired the symposium around the chair this year in June. Niente? Okay. Qui possiamo già vedere che il problema che avevo con il colore, di affrontare il colore mio, non quello degli altri, lentamente si è andato risolvendo. Okay. Sì. Ho avuto sempre meno paura del colore. Mm-hmm. Il colore che mi creava più problemi era il rosso, e questo era un pannello di circa 2.5 meters rosso, perché ho voluto provare questo. Okay, so here again you can see that at one time he had a real problem with color, but here you can see that I'm starting to resolve my problem with color, and this. The one that I had the most problem with is red, and this one I'm really resolving and having more confidence with the red, and that piece is 2.5 meters wide. Questo invece è un dettaglio. Allora, questo era un rosso, ma non era il rosso che non aveva ancora forza, e quindi poi ho fatto questo. Il titolo di questo era Gli amanti, The Lovers. Mm-hmm. Okay. Questo invece è un titolo difficile, è dedicato a un pesce, a quello che diventa rosso quando si frigge, alla triglia. Quindi è reverente omaggio alla gustosa triglia, il titolo. Molto difficile. Okay. Okay, go back to the first one. Sì. Then. So this first one, vai indietro. This one, he didn't think, it was red, but it didn't have enough force. And he thought that he should make another one. The title of this one is called The Lovers. But this one, he wanted it to be an even stronger red. Niente, all'interno ci sono dei pesci perché è dedicato ad un pesce che diventa rosso. Okay, so this is dedicated to these kind of fish that turn red. Okay, questo. And it's this one. E il pesce a cui è dedicato è questo. And the fish that this is dedicated to is this one here, and you can see the little eye. Mm-hmm. La triglia, è buona. La triglia. È buona da mangiare.
Triglia is the name of it, and it's really good to eat. I think it's anchovy? No. Acciuga? No, no, no. No. Questo, ecco, per esempio, questo è sempre un blisset, per esempio. Okay, here is the signature of Luca Blisset. Il titolo Blisset. Di questo è Ninfe e Ninfee. The title of this one is the nymph and the, well, the butterfly, yeah? No, Ninfe, fairy. La ninfa, la ninfea, questa col fiore, e la ninfa è la figura mitologica. Mm. Ninfea? Non la no, la ninfea è un fiore, quello che nell'acqua. Oh, okay. The title of this one is The Water Lilies and the Nymphs. Mm. And here there are some little animals, and he'll point them. This is a... cosa? Oh, it's a little snake in the water. And here's a little fish. And here's a little turtle that you can't really see. questo è sempre quello. Questo è capovolto. Questo è il primo mosaico dinamico con il cuore. This one's turned on its side. It should be vertical. But this was his first mosaic that has what he calls the heart. Il titolo è Il filo di Arianna. It's called The Thread of Ariadne. Il pretesto era che volevo inserire un filo lungo tutto il mosaico e la parola più vicina a filo era Arianna, e quindi il titolo è Filo di Arianna. So the thread goes through the entire mosaic and it's the this based on the myth of the thread, the Minotaur, right? Sì. The Minotaur, where the thread, Ariana went into the labyrinth and gave, the red thread helps her find the way out. Yeah. E oltre ad essere mosaico dinamico, questo è mosaico con il cuore, perché da questo mosaico in poi, all'interno dei mosaici, io nascondo delle cose, che possono essere oggetti, scritti, qualsiasi cosa. So this is the beginning of this idea of putting what the heart into the mosaic, and then he starts to hide little things within the mosaic, kind of these objects and messages. Il cuore di Arianna è nel pube. The heart of Arianna is in the pelvic area. Naturalmente. Naturally. Il titolo di questo è Primavera. The title of this one is Spring. Il cuore in questo caso. And the heart in this case is in the lower left. Il cuore non si può naturalmente vedere, bisognerebbe distruggere il mosaico. Io lo documento però, io lo fotografo, quindi di ogni opera io so cosa c'è all'interno. Mm. So whatever is inside the heart, no one can really see unless the mosaic is destroyed. And he knows what's in it, and he photographs what's inside. But when you view the mosaic, you cannot see what's in the heart. Qualcuno mi ha chiesto perché non faccio una porta per da dietro per vedere cosa c'è, ma il cuore di una persona non è che si può aprire e chiudere, e quindi il cuore dei miei mosaici è una cosa che deve restare chiusa. A lot of people ask him how come, you know, he doesn't put a little door in the back so it can be open and closed and see what's inside. And he says, well, you know, a heart of a person, you just don't open and close your heart. And so in his case, his heart stays closed. Questi mosaici, oltre ad essere dinamici con il cuore, cominciano ad avere anche degli oggetti che si possono toccare, muovere e spostare. Toccare, muovere, dopo, spostare. Da qui a lì. Ah, okay. And I want to say, when he said about his heart, it's not so much closed, it's protected.
right? That, and now what he's saying at this stage, go back one again. So going back into here is where he started to hide things, and then there were loose pieces that could be moved from one place to the other. So he, you could touch it, you could move it. Toccare, muovere e spostare. Okay, so you can touch it, you can move it, and you can change the place of some of the tessere. Sì. Ok, per esempio la porticina, questa, si può aprire e chiudere. Yeah. For example, this little window you can open and close. Così, oh, se uno è felice apre, se uno è chiuso chiude. Okay, so if somebody, okay, so if you're happy or somebody's happy, you can have the windows open, and you know, other days you might want it closed. E ogni giorno il mosaico è diverso, perché quello che io penso, che voglio, che desidero è che il fruitore dell'opera sia parte attiva dell'opera in qualche modo. Okay, so you know, every day the mosaic might change. What he wants, what he desires, what he wishes for is that there's an activity with the mosaic. Tutti questi mosaici, ripeto, nascono solo da un titolo, e il titolo che mi guida è io il giorno che la mattina quando comincio a lavorare, in realtà non so cosa farò durante la giornata. È una costruzione del minuto per minuto, e mentre lavoro io mi racconto una storia che poi racconto a chi vuole ascoltare. Ma comincio con il titolo? Sì. Sì, ok. He starts with the title of a piece, and then, you know, he doesn't really know from moment to moment or day to day what he's going to do, but as he's working, he's feeding back, and that guides him moment to moment in the making of the mosaic. Il titolo di questo è Navigando verso l'occhio del sole. Quindi c'è questo sole, c'è un occhio. No? The title of this one is called Navigando? Sì. Non la guarda. Barca. No, no, la barca okay. It's called Heading Towards the Sun. And cos'altro? E adesso vi faccio per capire perché c'è questo titolo, perché loro due stanno navigando verso l'occhio del sole. Okay, and now he's going to show you why it's called, heading towards the sun, because there's these two people that are in this boat and they're heading for the eye of the sun. Una cosa che io desidero è che chi guarda l'opera deve capire che è un mosaico, ma quando si avvicina deve scoprire che il mosaico è fatto di mille materiali, di mille cose strane, e deve essere una scoperta continua, non deve essere una cosa, come dire, acquisita. Deve essere uno scoprire l'opera. Ok, so he likes that when people look at the work from afar, that it looks like a mosaic, but when they come up, when you come up close to the work, it's all these different worlds, and you're discovering things, and it's not a given of what you just saw. Per esempio, il cuore di questo mosaico sta lì nell'occhio, nella pupilla dell'occhio. Il cuore del mosaico sta lì dentro. Okay, so for example, in this piece, this is the heart of the mosaic, in the pupil of the eye. E questo è il primo mosaico che prende fuoco. Sono le candele. Okay, so this is the first mosaic where he's prende fuoco. Sì. Mettere fuoco. Sì. Oh, he's starting to put fire into the mosaic, and there are little candles in there. Okay. E quindi la cera che cade trasforma ogni volta il mosaico. Per esempio, vedi lì sotto. And so every time he lights the candle, the wax drips and falls, and it changes the mosaic. Okay. E anche qui c'è il cuoricino che si, la porta che si apre, che si chiude. And so here you can see another little door that opens and closes with things inside. Questo il titolo è Oltre il velo colorato della notte. This one title is called Another Veil That Colors the Night. Okay. E anche il cuore in questo caso è... Oh, pardon.
And now here's the heart of this piece. Questo è un dettaglio. This is a detail. Qui ci sono dei piccoli fili di rame che si possono toccare. These are little pieces of copper that you can touch. Questo ha una cosa, ha un racconto strano. Il titolo è Jingle Jangle, il dragone innamorato. Oh, this one's a little bit strange. This one's called Jingle Jangle, A Dragon in Love. In questo caso ci sono sei ritratti della famiglia, dei personaggi della famiglia che me l'aveva ordinato come lavoro. Ah, within this piece there are six portraits of the people who ordered this or commissioned this work from him. Uno è lì. Here's one. And there's another. Here's one here. Questo è un particolare. L'altro particolare è che lungo tutto il drago c'è scritta una poesia che quel bambino lì ha scritto al nonno. Oh. Okay, so along the lines of this dragon are little poem that this little boy in the picture here wrote for his grandfather. E poi ci sono piccoli animaletti. And here there are these little tiny animals. Mimetizzati sempre all'interno del lavoro, perché devono nascondersi, devono diventare tessera. Vedi? Oh. So there are these little animals that like are hiding out, like tesserae. And questo è il mosaico che può fare anche da. And, okay, and here is another aspect of the mosaic where you can actually do something with it. And he's got a pencil with a pencil sharpener. È sempre per cercare degli oggetti che possono far sorridere la gente. Sì, okay. So he always likes to add materials that you can do something that and also can bring a laugh to people. Per esempio qui c'è nascosto un elefante. Yeah, here he hid an elephant. Sono piccoli animaletti che si trovano nell'uovo di Pasqua, dei bambini. Oh, okay. So he finds all these little animals, like for example in a little Easter egg or children's toys, things like this. Ultimamente molte persone mi portano i giochi dei bambini perché io devo metterli nel mosaico. Okay, so now people are starting to bring him little toys because they know that he uses them. Yeah. Okay, questo è il drago messo nella parete, finito. Mm-hmm. Here's the dragon on the wall, finished. Il titolo di questo è Eone. Eone era una figura mitologica. Okay, so this title is Iona. It's a mythological. Leone aveva una testa da leone. Iona had a head of the lion. Ed era avvolto da un serpente. Cioè un serpente lo. Oh, and the bottom part of a serpent. Head of a lion and a serpent. E quindi questa è la testa di Eone. And this is the head of Iona. Che però visto da vicino sembra la testa di una tartaruga. And if you come up close in this detail you can see it kind of looks like a turtle. Per esempio io nascondo sempre delle cose. Mm. E qui c'è nascosto. So for example I'm always discovering something. Qui c'è nascosto un viso. Here I found an eye. Poi ci sono dei due o tre cose che sono ricorrenti, che sono i cuori, la luna, e quindi anche qui ci sono i cuori, la luna, eccetera. And then I also have a lot of recurring themes like the moon, the heart. Cos'altro? Diciamo questi due sono i più okay. These two are the main recurring themes. Siamo quasi alla fine. Questo ero io quando avevo 21 anni e la prima mostra che ho fatto. Okay, here we're almost at the end and this is me when I had 20, when I was 21 years old. Questo ero a metà strada. Here's in the middle of the road. Okay, questo era qualche anno fa. This is a few years ago. E questo è il folletto. Perché soprattutto negli Stati Uniti all'inizio mi chiamavano il folletto del mosaico e allora ho messo il folletto. E negli Stati Uniti? Sì, certo. Mm. Oh, and here's a little jester because in the United States they call him the jester. Okay. Finito. Okay, that's all. Grazie.